Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi dell'attualità e della politica al centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. In questa puntata sono in studio i consiglieri Carla Casciari del Partito Democratico Buonasera. e Andrea Liberati per il Movimento 5 Stelle. La presenza di Carla Casciari. Mi eh, dà la possibilità di fare una domanda su un argomento precipo di questa assemblea, di questa attività, la commissione d'inchiesta che Casciari presiede, che tra l'altro ha il titolo record, ha, ha il nome record per la sua lunghezza, commissione d'inchiesta sulla gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla Regione e individuazione delle cause dell'attuale crisi finanziaria di Umbria Mobilità e di altre imprese della mobilità operanti in Umbria. Era difficile anche chiamarla un organo del genere. Questo è il nome, quindi ci occupiamo, eh, lei si occupa di eh, Umbria Mobilità principalmente, ma delle aziende di trasporto partecipate dalla regione. Insomma, un tema piuttosto delicato, essendo lei Presidente, la persona adatta per spiegare al pubblico anche che cosa si fa in questa attività. Sì, grazie. Eh, questa è una commissione istituita con una delibera di Consiglio del luglio ultimo scorso che ha cominciato a lavorare ad ottobre di cui ho, ho la presidenza, insieme a me eh, la vicepresidente, eh, la consigliera Carbonari del Movimento 5 Stelle, eh, altri eh, due membri di maggioranza e uno di minoranza. Quindi siamo cinque commissari. Ehm, che stiamo lavorando per approfondire un po' la situazione ehm, che è, alla luce, è venuta alla luce, che devo dire ehm, eh, soprattutto di Umbria Mobilità, eh, anche di FCU che è l'altra eh, diciamo, società eh, in questo momento eh, gestita direttamente eh, da Umbria Mobilità per il trasporto ferroviario è un, è un, sarà un percorso di approfondimento a ritroso eh, nel appunto approfondire insieme agli attori che hanno gestito penso ai presidenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici eh, eh, Consiglio, ultimo consiglio di amministrazione di Ormai Mobilità eh, per capire appunto eh, quali si, possano essere le cause di uno squilibrio finanziario eh, che si è venuto a costituire e che, eh, devo dire, grazie a un lavoro attento eh, degli ultimi consigli di amministrazione ha permesso anche però, eh, intanto, di mettere in sicurezza eh, il lavoro di quasi 1500 dipendenti eh, di Ormai Mobilità con l'accesso a la vendita eh, su, eh, dopo eh, gara eh, a Bus Italia. E questo ha permesso eh, naturalmente la garanzia e il mantenimento dei servizi territoriali di trasporto, quindi nessuna interruzione, nessun licenziamento del trasporto pubblico locale e, contemporaneamente, eh, di sanare eh, per gran parte eh, appunto la situazione debitoria che si era venuta a creare nel corso degli anni anche dovuta a fusioni eh, che sono eh, si sono concretizzate nel 2010 eh, appunto di diverse eh, agenzie di trasporti eh, in questo caso comunali eh, che sono confluite in una Mobilità e eh, da lì eh, diciamo EFCU eh, che hanno determinato un, uno squilibrio finanziario importante che è stato aggravato anche come avrete letto penso da tutti i giornali, eh, da un contratto fatto nel lontano per la prima volta, mi sembra il 2006, eh, sul trasporto pubblico di Roma di una eh, delle società, eh, l'allora APM, eh, che ha portato per un mancato, un mancato incasso eh, da parte eh, della, eh, di Atac. Eh, di una parte del chilometraggio effettuato e quindi, insomma, si è venuta a costituire una, una situazione debitoria complessa che ci siamo trovati ad affrontare a partire dal 2010. Quindi il punto è indagine su quello che è successo in, po in pratica nel passato per risalire all'origine dei problemi. E questo lavoro andrà avanti. Eh, è una commissione a tempo, cioè sta per esaurirsi sì. anche. L'Assemblea legislativa ha eh, diciamo, dato un tempo al eh, 31 dicembre 2017 per la chiusura eh, dei lavori della Commissione. Eh, vedremo da allora dove siamo arrivati. Sicuramente è, un, è stato, almeno per me, un percorso in parte naturalmente conosciuto eh, venendo dalla precedente eh, Giunta regionale. Eh, ma anche credo per i commissari un approfondimento importante per capire anche eh, a che punto stiamo, dove possiamo andare. Ricordo che c'è una legge regionale che predispone eh, la costituzione di un'agenzia regionale per il trasporto e quindi anche eh, valutare la fattibilità eh, di questo percorso e la trasformazione quindi, eh, della, della, della nostra, eh, così come hanno fatto altre regioni, di un'agenzia regionale. Quindi credo che sia importante anche per fare il punto della situazione. Per capire eh, quali potrebbero essere i pro e i contro eh, di un'agenzia regionale per il trasporto, così come indicato in legge. Bene, liberati <coughs> Umbria Mobilità, ma anche mobilità degli Umbri, come gli Umbri si muovono e come l'Umbria è purtroppo, mh, non credo di dire una stupidaggine, difficilmente raggiungibile da chi viene da fuori, cioè parliamo anche di mobilità <coughs> in senso esteso. Argomento del giorno: la fermata del Freccia Rossa in Umbria. La media Etruria, poi l'arretramento a Perugia, speriamo sia tutto concretizzabile, e comunque sia un problema che obiettivamente c'è, riguarda non solo Perugia, anche se a sentire i perugini, comunque, il capoluogo era la città che, aveva più bisogno, che ha più bisogno di un collegamento ferroviario in alta velocità più efficiente. Beh, come il Movimento 5 Stelle abbiamo denunciato proprio due anni fa. Il fatto che il capoluogo Perugia, il capoluogo di regione, fosse uno dei pochissimi dell'Italia peninsulare privo di collegamento ad alta velocità con la direttrice nord-sud. Però la questione naturalmente è naturalmente più complessa. Io devo dire che osservo un pochino di dozzinalità e di scarsa passione da parte della Giunta al riguardo. Per cercare di arrivare a risultati importanti per la nostra regione. È chiaro che chi è tagliato fuori dai collegamenti storicamente eh, avrà meno chance, questo ce lo dice la storia. Non a caso, i nostri progenitori culturali, gli antichi romani, le strade le costruivano. Ora, le strade ferrate in, in Umbria sono ferme, mh, quanto ad aggiornamento della rete, da. Diversi decenni, vorrei dire da un secolo perché dico questo? Abbiamo una situazione che vede: Spoleto Campello ferma da vent'anni per quanto riguarda il raddoppio tra Spolito e Foligno. Abbiamo una FCU che è stata chiusa, abbiamo um, una terontola Foligno che è praticamente alle stesse, nelle stesse condizioni di un secolo fa e, e abbiamo quindi una situazione eh, che, per quanto riguarda la. La, 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 le strade ferrate è ferma, è bloccata, è immobile e è una condizione, devo dire che eh, si può osservare su molteplici piani qui in Umbria no? allora poi c'è il problema eh, dell'aeroporto cioè manca una visione d'insieme sulla logistica, sui trasporti e eh, quindi mh, poiché c'è un ritardo accumulato molto importante eh, se non si agisce con i fatti noi rischiamo di restare molto indietro e di essere davvero una tra le tante regioni del sud e lo dico a malincuore perché naturalmente siamo tutti parte di questa regione cerchiamo e cerchiamo ognuno per, per propria parte di fare il massimo allora l'arretramento del Frecciarossa noi l'abbiamo considerata una forma di elemosina ferroviaria Va bene, va bene eh, portarlo al capoluogo di regione, ma non basta. Tanto che la mozione approvata a riguardo dall'intera Assemblea unitariamente all'unanimità nel luglio 2017 in merito ai trasporti ferroviari prevedeva anche altro. È stato eh, come dire, portato avanti, ma non sappiamo ancora quali siano le tempistiche. Un servizio, l'idea di un servizio sperimentale. Verso, eh, tra Arezzo e Perugia, che va però appunto a tagliare fuori località importanti, no? Assisi ha 6 milioni di presenze l'anno, Foligno sappiamo che è uno snodo ferroviario fondamentale, Spoleto, naturalmente, non ha nemmeno Freccia Bianca, Terni ha un ruolo industriale, una vocazione industriale. Allora, eh, la Basilicata ci ha insegnato perché eh, questo pure accade, che eh, altre regioni. Eh, apparentemente meno rilevanti sul piano nazionale, invece riescono a portare a conseguire risultati significativi. La Basilicata ci ha insegnato che quel treno serve appunto alla propria comunità, cioè eh, è inutile che tu metti in campo un'ipotesi di collegamento che poi non serve a nessuno o che poi serve pochissime persone alle 5 del mattino. La Basilicata ogni giorno ha un collegamento che serve, potenza. Ferrandina, la bellezza di Ferrandina, è metaponto e quindi passa nell'intera regione. Il Freccia Rossa. Eh. In Freccia Rossa, sì. È chiaro che in quell'area, in quella strada ferrata regionale va più piano, ma è un treno di qualità che poi una volta immesso sulla rete ad alta velocità corre velocemente verso il nord Italia e quindi... Collega quel pezzo d'Italia no? al resto del paese. Quindi c'è molto da fare. Noi abbiamo criticato il fatto che eh, si sia guardato soltanto a eh, come posso dire, ehm, quello che era più facile fare, quello che era più comodo fare, l'arretramento del treno, certo, eh, però escludendo di fatto il resto della regione. Cioè non, la regione eh, rischia di divaricare eh, situazioni che già sono purtroppo eh, caratterizzate da. Cesure molto forti tra territori. Questo non, non bisogna solamente farlo, bisogna cercare invece la massima integrazione tra tutte le comunità. Casciari, lei è soddisfatta di questo punto in cui siamo? Perché stiamo parlando di una ipotesi, cioè non è stato già deciso che il Freccia Rossa partirà da Perugia, c'è un'ipotesi in campo, ci vogliono poi anche passeggeri, viaggiatori che stacchino il biglietto alle 5 di mattina per andare a Milano. Quindi è una ipotesi, è una sperimentazione, come uh -huh. sottolineava. Liberati. Però insomma dalla media Etruria, un, un luogo mitico non identificabile, nessuno sapeva che cosa avrebbe significato partire dalla media Etruria, c'è questa ipotesi Perugia, scontenta i sindaci di Spoleto e Terni, però fra le proteste c'è anche un qualche cosa che potrebbe cambiare e di molto le, le cose, le, i trasporti umbri. Sì, certamente è un punto di partenza, eh, credo che appunto l'obiettivo eh, di connettere meglio l'Umbria, eh, in questo sono d'accordo, è stato fatto e va comunque sostenuto, è un punto di partenza per Perugia capoluogo, è un treno business, quindi il fatto che parta alle 5 e un quarto eventualmente parta, ma credo che insomma si possa concretizzare eh, a breve, così la Giunta ha ricordato, sono intercorsi già dei contatti e eh, appunto l'ipotesi, anche più facilmente percorribile di far arretare il treno d'Arezzo. Darà un'opportunità in più a Perugia a Capoluogo e a chi per lavoro perché è un treno business, no, un treno non è un solo un turistico, insomma alla fine eh, lo scopo è quello di connettere eh, presto ehm, eh, con, con Milano alle, credo che alle 9.35 eh, 8.35 arriviamo a Milano e 9.55 uno potrebbe essere a Torino quindi eh, dà la possibilità di una, del rientro in giornata con un ritorno alle 23.30 sempre a Perugia quindi è una sperimentazione certamente Ehm, come dire va seguita con attenzione ma credo che sia un punto di partenza l'isolamento nuoce eh, a tutti, nuoce alle imprese in primis lo sforzo anche di accompagnare un aeroporto che fatica a decollare eh, considerando appunto che siamo anche una regione mh, diciamo fallimento di mercato se non at attiriamo anche eh, utenza eh, da altre regioni eh, non facilita certo l'ingresso eh, di compagnie commerciali eh, lo sforzo della Regione Umbria, gli investimenti che continua a fare. Anche sul bilancio che stiamo per approvare, rispetto appunto all'aeroporto o anche al sistema appunto infrastrutturale, ricordo che l'FCU non è chiusa, è momentaneamente in ristrutturazione per permettere anche l'adeguamento eh, diciamo ai sistemi di sicurezza nazionali, così da permettere ai treni locali eh, l'ingresso nella linea eh, nazionale e quindi una mobilità maggiore anche nella tratta eh, appunto eh, FCU. E, e renderla eh, così fruibile anche su tratte eh, più estese. Quindi sarà, eh, a mio parere, eh, diciamo un sacrificio che eh, ci darà eh, poi eh, però altre possibilità. Naturalmente, quello appunto del sistema infrastrutturale umbro è un tema all'ordine del giorno, sia in assemblea legislativa ma anche in giunta. L'apertura, insomma, al, da una parte all'Adriatico all che abbiamo aspettato per 35 anni si è concretizzato, e quindi credo che poi alla fine dobbiamo anche guardare un po' a quello che si è fatto e a quello che eh, con attenzione in un momento sicuramente congiunturale difficilissimo per gli investimenti eh, locali eh, però si sta aprendo anche per l'Umbria Sì perché effettivamente liberati eh, abbiamo parlato di Umbria Mobilità, dei bus del treno Frecciarosa ma c'è anche questa piccola ferrovia Umbra che tanti ragazzi che vanno al liceo da, da Castello, da Umberti da Sansepolcro tanti pendolari usavano purtroppo e in questo momento ne sono privi, cioè tutto concorre no? a fare il puzzle della rete ferroviaria. Ma devo dire che dal punto di vista di rete l'Umbria avrebbe eh, rilevanti possibilità perché è come eh, possiamo individuarla eh, sulla mappa come una mela spaccata no? perché ce l'ha sia a ovest che a est le, le strade ferrate e poi ha questa spina dorsale che sarebbe la ferrovia centrale Umbria chiusa. Eh, lì si apre il grande tema del perché è stata chiusa. Manutenzioni eh, non effettuate, effettuate male. Di certo i soldi arrivavano e eh, da una parte eh, come venivano spesi. Ecco, questo credo che eh, la Commissione dovrebbe eh, investigarlo approfonditamente. In più c'è un altro tema. Quei eh, 50 milioni che arrivano, purtroppo, serviranno soltanto sul piano degli investimenti strutturali, strutturali a, eh, ad assolvere la necessità di circa 45 chilometri. Mentre per quanto riguarda la sicurezza, la sicurezza nazionale e gli standard nazionali, quelli verranno come dire, applicati su tutta la rete. Però eh, si capisce bene che nel momento in cui tu la vai a riaprire, non si sa quando, eh, la ferrovia, sappiamo da tecnici, non consentirà velocità superiori a quelle precedenti. Anzi, le velocità saranno ancora inferiori. Perché? Perché lo standard nazionale non consente di utilizzare alcuni binari di scambio delle eh, piccole stazioncine che oggi invece eh, vengono appunto fruiti e utilizzati. Il che significa che non potranno più fermarsi e attendere il treno che passa. Okay? Il che significa che si andrà con 2 ore, 2 ore e 10 rispetto all'ora e 50 tra Perugia e Terni. Allora, una ferrovia così serve davvero a poco. Il punto è che occorrono investimenti da centinaia di milioni di euro su quella ferrovia, investimenti che però guardino al prossimo secolo. Cioè, quello che abbiamo ricevuto in eredità è durato un secolo, adesso bisogna metterci soldi perché duri un altro secolo e perché sia competitivo rispetto alla superstrada, perché altrimenti le persone continuano a viaggiare su gomma e questo sappiamo cosa crea in termini di inquinamento, eccetera, eccetera, anche se poi. Il vecchio treno anch'esso andava a gasolio, perché nonostante ci fosse la linea aerea elettrica messa da un pezzo, nessuno utilizzava i treni che erano stati comprati, che stanno a Umbertide, pintoricchio e Perché? Perché non era utilizzabile tra Ponte San Giovanni e Sant'Anna. Ponte San Giovanni e Sant'Anna, che peraltro chiusa a febbraio, non ha visto nemmeno iniziare mezzo lavoro. Cioè, io non so come si stiano portando avanti tutte queste situazioni, ma quello che noto è la velocità da tartaruga eh, dell'amministrazione regionale, eh, cioè su questo io credo che, visti i ritardi accumulati, occorra un deciso cambio di passo. Attività d'aula. Eh, consiglio regionale, Assemblea legislativa, eh, ultimamente ha approvato una legge su cui c'era il suo zampino, Casciari, da eh, legge... Eh, Impropriamente definita contro gli sprechi alimentari, cioè di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti non solo alimentari ma anche eh, farmaceutici. Allora, come nasce questa cosa? E in concreto, diciamo che cosa cambierà per gli umbri, per chi fruirà di questi beni? Sì, grazie che mi dà modo di parlare di questa legge che insomma, ha avuto un iter molto lungo, porta il mio nome, quella del consigliere Rometti e anche quella del consigliere Squarta di Fratelli d'Italia. È stata una legge che è stata votata eh, diciamo all'unanimità e questo mi fa piacere perché eh, non c'è dentro solo la, la solidarietà che è sicuramente eh, il primo punto, la povertà in Umbria eh, è un dato concreto e purtroppo anche di famiglie italiane, non parliamo solo eh, di chi eh, diciamo, arriva da altri paesi, ci sono situazioni emergenti, è eh, eh, diciamo, dichiarato che i nuovi poveri sono le famiglie giovani con bambini, ahimè, che perde il lavoro, che ha un lavoro precario. Quindi il tema eh, da una parte è appunto della solidarietà sociale ma dall'altra lo vorrei diciamo eh, puntare con forza quello di eh, pensare a un consumo consapevole, a cominciare eh, a riflettere su un'economia eh, che è quella appunto circolare di prodotti e eh, di materie prime eh, che possano essere riutilizzate. Naturalmente il cibo è solo una piccola parte ma eh, pensare appunto a un consumo consapevole a partire dai nostri frigoriferi e da come fare la spesa fino a... Eh, il fatto di eh, sensibilizzare eh, la piccola distribuzione, la grande distribuzione, il dettagliante eh, a che quello che rimane in bottega la sera non venga gettato, ma eh, magari possa aiutare strutture eh, territoriali già molto attive mh, che eh, si occupano appunto di eh, sostegno alle, al disagio. Eh, ma che possa rientrare appunto in un circolo eh, virtuoso di solidarietà, quindi la regione potrebbe avere in questo insieme al comune un ruolo, fo un ruolo forte di sostegno delle reti, questo è l'obiettivo primario della legge, eh, credo che eh, diciamo è partita un po' dal basso, da esperienze territoriali, ma serve anche a sensibilizzare tutti i comuni eh, a che riconoscano questo ruolo importante della sussidiarietà in ambito eh, di appunto, aiuto al disagio, che non è soltanto eh, sussidio economico. Eh, eh, come lo è, per esempio, per il, per il SIA, quindi per il sostegno all'inclusione attiva, ma è anche diciamo, una rete di protezione territoriale. In questo il volontariato, gli anticaritatevoli e anche il terzo settore stanno facendo e fanno molto, con risposte anche molto più vicine al bisogno. Insomma, no? La percezione di un disagio nella famiglia della porta accanto ce l'ha magari prima un volontario che non un assistente sociale. Quindi aiutare eh, a, a, a che questo sistema cammini in. Insieme per risolvere un po' un'emergenza, che è da una parte quella di cibo che si butta e dall'altra quello eh, di un riuso, di un riutilizzo di cibo ma anche di materiali diversi. Eh, quindi i centri di riuso sono una realtà, sono già stati finanziati dall'assessorato all'agricoltura, 10 mi sembra delle 12 zone, zone sociali hanno presentato un progetto ma anche recupero dei farmaci, in questo eh, diciamo, è, è in corso anche una, così, un dialogo con i farmacisti, con le farmacie anche dei piccoli centri dove spesso i farmaci di fine cura cioè a casa ognuno di noi magari succede che ha un farmaco non utilizzato e non avendo chiaro che destino potergli diciamo, far fare, lo si butta. Eh, quindi è una, diciamo, la legge appunto nell'ottica eh, di, di una più ampia economia eh, che rispetta l'ambiente e, e soprattutto il recupero di materie prime, eh, ha eh, questo diciamo, spirito eh, solidaristico eh, che possa come dire, sensibilizzare e in questo eh, è molto cogente eh, i comuni a governare un po' questo, questo sistema di protezione sociale. Quindi tutta una macchina eh, di enti, di associazioni che si mette in moto per arrivare a riuso, riciclo e nuova destinazione di questi prodotti. Tra l'altro ricordo che i, i medicinali in casa che non vengono usati non vanno gettati nell'indifferenziato perché sono rifiuti pericolosi. Liberati, e giorni fa parlando con gli operatori Caritas mi hanno detto che <coughs> negli ultimi anni la situazione è anche lì eh, dà un po' lo specchio della nostra società, cioè eh, non sono più i poveri che vanno alla mensa della Caritas, ma sono famiglie di persone con grande dignità che avevano un lavoro o che ce l'hanno ancora, ma non ce la fanno ad andare avanti. Quindi questi sono un po' segnali che bisogna intervenire anche su questo. Sì, naturalmente eh, tutte le statistiche le conosciamo, eh, descrivono bene lo stato dell'arte. Noi siamo tra le regioni. L'Italia, quella che negli ultimi dieci anni ha perso più, più passo in termini di competitività, di occasioni, di posti di lavoro, ovviamente in rapporto al numero di abitanti. Allora, eh, naturalmente, non può bastare eh, una pur valida proposta di legge in merito a, a ciò che ha eh, delineato la mia collega Casciari. Non può bastare perché occorre ancora più industria, ancora più rilancio, ancora più produzione, ancora più innovazione. Ehm, osserviamo con attenzione no, anche eh, le, nuove, le nuove leve eh, della, eh, della, delle categorie che stanno portando avanti nuovo lavoro, nuove idee eh, in merito in Umbria, da assi industria agli altri perché naturalmente occorre con loro siglare un patto forte per rilanciare i nostri territori, da una parte, dall'altra, per coloro che non ce la fanno, che restano indietro, naturalmente il Movimento 5 Stelle ha una proposta, ha una ricetta eh, complementare, sussidiaria, che è quella di un reddito di cittadinanza, che naturalmente eh, non è ancora alle viste, si va avanti con i bonus. Con le una tantum, ma eh, non pare che questa sia eh, la soluzione per tutti coloro che, sono, che vivono eh, la propria giornata con estrema difficoltà, nell'estremo disagio. Quindi, mh, poi voglio, voglio anche aggiungere una cosa in merito alla proposta di legge che è stata votata all'unanimità l'altro giorno, in merito al recupero dei farmaci e degli alimenti. Beh, eh, noi pure l'abbiamo votata, ma abbiamo detto con chiarezza che se si vuole davvero portare avanti un'idea diversa di società occorre costringere, come si fa in Francia, la grande distribuzione organizzata a restituire quello che eh, sta o per scadere o è eh, rovinato, danneggiato, perché la forma pure purtroppo, no? siamo arrivati a questo livello di eh, culto dell'apparenza, eh, e che invece eh, non si fa, non si farà. Cioè, Mm, questi signori della grande distribuzione organizzata hanno una responsabilità sociale vastissima, eh, enorme, e pensare che costoro vanno a gettare latte, latticini, uova, pane, eccetera, ehm, quando potrebbe essere distribuito gratuitamente eh, tra coloro, per coloro che ne hanno bisogno, ecco, questo grida vendetta. Purtroppo nella legge nazionale e nella legge regionale... Eh, è intervenuta su questo si è deciso un profilo diverso eh, però, però oggettivamente eh, non abbiamo gli esiti della legge nazionale io credo che avremmo dovuto attendere ancora qualche mese per capire se la legge nazionale che pure abbiamo votato eh, ha una ricaduta positiva sulla società perché se non ha se non riesce ad aggredire il fenomeno e continuiamo a buttare questi rifiuti alimentari cosiddetti nella spazzatura nel, nelle nostre discariche, ecco, facciamo qualcosa che va contro qualsiasi eh, buona, logica di buonsenso. Casciari, su questo argomento. Sì, volevo precisare che la legge nazionale, che ha avuto, diciamo, compiuto il primo anniversario da poco, ha già dato degli esiti. Naturalmente, mancano ancora alcuni decreti attuativi, però c'è stato, stato già un incremento a livello nazionale del più 20% di recupero alimentare. Quindi credo che sia un segnale importante. La legge nazionale dà anche degli strumenti di semplificazione burocratica rispetto a chi dona e a chi riceve eh, e quindi semplifica anche il passaggio, no? visto che sono alimenti, hanno bisogno eh, appunto eh, naturalmente del rispetto delle condizioni igieniche di conservazione, quindi facilita questo passaggio e la nostra legge regionale è un po' costruita anche eh, diciamo in aggancio alla legge eh, nazionale e la supporta nelle realtà locali. Quindi, è un primo pezzo, l'ho detto e l'ho ripetuto. Eh, sicuramente dà dignità eh, alle nuove povertà perché, insomma, andare a prendere quel famoso pacco penso che non sia dignitoso per nessuno. Ma invece, mette in piedi una rete importante eh, di eh, inclusione e, soprattutto, diciamo, una presa di coscienza della comunità. Di un tema che è quello della povertà, che eh, in questa fase di crisi è una realtà anche in alcune regioni. In quale poi i termini di riuso e di riciclo fanno vedere proprio il futuro: cioè il nuovo, il diverso, quello che bisogna cominciare ad intraprendere? Liberati, chiudendo con una battuta. Eh, se Proseguono queste politiche commerciali da parte dei grandi distributori, da parte delle grandi aziende, delle multinazionali, si arriverà però a una diffusione della povertà all'interno dei vari strati sociali per cui non sarà più possibile aprire grandi magazzini, grandi rivendite. Uh, mega... Il paradosso lo colgo e devo, e devo dire, devo aggiungere, che il fenomeno è ancora più grave a monte. Quando la grande distribuzione va vale sostanzialmente a ricattare i produttori, i produttori locali, costringendoli a condizioni di lavoro assurde, quando la grande distribuzione tiene in cassa, nelle casse, soggetti che sono stati esternalizzati a cooperative e quindi vengono pagati nulla, quando la grande distribuzione paga la notte i propri lavoratori esternalizzati meno che niente, perché questo accade anche in Umbria, Ecco, io credo che eh, c'è tutto il fallimento di un sistema commerciale che peraltro ha svuotato anche i nostri centri storici, li ha deprivati di botteghe, di cultura, di, della nostra stessa storia, una cosa che non accade in nessuna parte d'Europa. Purtroppo il tempo è scaduto, consiglieri l'aula vi aspetta, ringrazio eh, il consigliere Carla Casciari, il consigliere Grazie. Eh, liberati per la loro presenza al punto di oggi appuntamento alla prossima settimana